60-70 anni dal periodo della Seconda Guerra Mondiale che il nostro paese non viveva un mese del genere. 30 giorni mai visti prima, una sensazione di impotenza mai vissuta, mai provata sulla pelle di almeno due, se non addirittura tre generazioni di italiani. Un periodo davvero difficile da descrivere ed infinitamente complesso da poter raccontare. Dallo scoppio della bomba coronavirus si possono provare a tracciare dei bilanci, seppur in maniera sommaria ed ovviamente provvisori, di quanto messo in campo, ed escludendo le polemiche iniziali che avevano più di politico che di appropriatamente realistico e calzante, la Toscana si è mossa nel solco dei vari decreti del Presidente del Consiglio, seguendo nella maggior parte dei casi una strada propria, forse anche rischiando, ma risultando sin qui almeno una delle regioni che hanno reagito efficacemente. Da questo punto di vista, un vero e proprio valore aggiunto per fronteggiare questa emergenza sono stati i 4 nuovi ospedali di Massa, Prato, Pistoia e Lucca, oltre ovviamente alle strutture ospedaliere delle 3 aziende universitarie di Firenze, Pisa e Siena, autentici modelli d'eccellenza sanitaria. La Toscana si è poi mossa abbastanza rapidamente anche sul fronte dei test sierologici e tramite tampone, due strade parallele che però, al contrario delle rette, alla fine sicuramente riusciranno ad incontrare. Infine, forse, quelli che sono stati sin qui i punti critici di questa emergenza, le strutture sanitarie assistenziali, specialmente nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena. Tanti, troppi gli anziani ospiti che sono morti nelle case di riposo, tantissimi insieme agli operatori dell'RSA, quelli che sono stati contagiati. La regione è finita sotto accusa con le numerose proteste dei vari sindacati, anche se è doveroso ricordare che delle 332 RSA presenti in Toscana, solamente 42 sono strutture a gestione dell'azienda sanitaria regionale, la maggioranza invece, 221, a gestione privata, e le restanti 57 fanno riferimento alla gestione diretta delle amministrazioni comunali.